due falli da spendere per la Fortitudo che porta verso lo scadere dei 24. Lumana Reyer! Ma cosa hanno fatto Julian Stone e Michael Bramos? Widmar va per il blocco sul ribaltamento. Bramos, linea di fondo e schiacciata. 6 secondi per De Nicolau che rimane con Hogg, tripla di Bramos, anzi vale 2 punti. Fallo di Watt. L'uscita di Bramos con margine, scivola anche Betinho, palleggio, arresto, tiro, efficacissimo Michael Bramos. Intanto 5 palle perse della Reyer nel secondo quarto, bravo, stop a due mani, Kraft. Ora la Reyer gioca l'ultimo possesso di questo primo tempo con Figlioi per Bramos, da 3 punti, il tiro di Michael Bramos. Proprio a fil di sirena. E ogni tanto bisogna perdonargli queste sue forzature. Non forza mai Michael Bramos. Bramos dribbles behind his back, he's open. Oh, ice in his veins! Però lo stato emotivo ovviamente gli ha consigliato di buttare giù la palla e poi andare a sfondare. Dei raddoppiato, ribalta nell'angolo opposto, c'è Bramos che da quella posizione è infallibile. Replay Orridge, la gran difesa di Bramos, si butta Water, recupera palla Orridge, tanta confusione in campo, la stoppata di Dei e poi il contropiede con Bramos, inchioda la schiacciata, esplode il taglietto. Discrepanza tra cronometro e l'azione, quello della partita per Lumana Reyer che costruisce con Ace il backdoor e la schiacciata di Michael Bramos. In the remainder of the game, Rukavina now hands it back to Svandalic. He hands it inside. Oh, beautiful block by Bramos. Recupera Venezia che allora vorrà il tiro per vincere. Stone per Day che cerca la penetrazione. Sbaglia il tiro. Il tap-in di Bramos a 2 decimi dalla fine. Il sorpasso dell'Umana Reyer Venezia. Con l'uomo che non ti aspetti, nella maniera che non ti aspetti. Cosa fa Dastino che sbaglia il rimbalzo? E di Bramos. L'Umana Reyer ha il possesso della vittoria. Seguiamo questa ultima azione dell'Umana Reyer con Ariel Figlioi, marcato da Dustin Hogg, 13-12, chiede l'accelerazione anche il presidente Brugnaro, poi Bramos da 3 punti, la tripla di Michael Bramos, meno di 7 secondi, la palla nelle mani di Trento, con il tiro di Corrai non va, c'è un fischio arbitrale. Possesso però a 50 secondi dalla fine è per Venezia, lo gestisce ovviamente Ennis. Blocco e riblocco di Watt, Ace, penetrazione, passaggio schiaccio a terra per Watt che sbaglia, segue rimbalzo offensivo, ributta fuori per Bramos che è libero in punta, si alza e spara, scrivete 3, Michael Bramos. Mette palla a terra, attenzione, ha spisso la palla, arriva Bramos, poi Mazzola per Stone, cambio lato, Bramos dall'angolo, arriva la tripla, incredibile, Michael Bramos dall'angolo, la tripla. 50-32, difficilissima la tripla di Michael Bramos.